Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Un paio di giorni fa stavo guardando YouTube, una delle mie attività ludiche preferite anche quando mi devo rilassare la sera, e vado a vedere uno dei video dei miei, diciamo, youtubers preferiti nell'ambito della salute, del benessere fisico, e mi sono imbattuto in un video che era stato fantastico, e poi ho capito anche questo legame che c'era nell'ambito delle attività di training. Ho detto: guarda ragazzi, ci facciamo un video su, perché è fondamentale per la community parlare di questa cosa. Beh, di cosa parlava? Intanto era un video sulla nutrizione, ragazzi, della mia eterna lotta alla, diciamo, ricerca di una sanità da un punto di vista alimentare. Qual era questa argomentazione? Argomentazione che si lega perfettamente col trading e che vi aprirà la mente su un nuovo concetto. L'argomento, ragazzi, è legato al trading di natura impulsiva ed è strettamente collegato a quello alimentare. Allora, la teoria dei tre cervelli. Chi di voi se la ricorda? Intanto la teoria dei tre cervelli: esistono tre cervelli che governano le nostre attività giornaliere, i nostri ragionamenti e quello che facciamo sostanzialmente. Allora, la teoria dei tre cervelli dice che esiste un cervello di natura istintivo che regola quali? Le nostre attività basilari, quindi è quello che riportiamo dietro dall'età probabilmente preistorica, ragazzi, quando era nato, diciamo, il primo essere vivente di forma umana, ok? E questo cervello cosa fa? Regola i nostri istinti, quindi le parti più primordiali, caccia il cibo, insomma i bisogni fisiologici classici dell'uomo, quindi è quello veloce, il cervello istintivo è quello tac tac, è quello subito, immediato, che ci fa fare un'operazione velocissima, ci protegge magari dalla paura, insomma, ci fa scappare dal pericolo, queste cose così. E poi c'è il cervello emotivo. Il cervello emotivo è un pochettino più, diciamo, è l'artista, il cervello artistoide, perché il cervello emotivo cosa fa? Ci filtra, ci fa sentire le emozioni, tutto quello che è la parte legata alla felicità, al piacere di qualcosa, insomma, filtra un po' la parte istintiva e la trasforma in parte emotiva. E poi c'è l'ultima parte, il cervello razionale, ragazzi, che è quello che ci fa pensare, quindi la parte cognitiva. Il cervello più importante sicuramente è quello emotivo, però tutti questi tre cervelli, secondo questa teoria, devono funzionare bene insieme. Ecco, questo qual è il concetto. Allora, quando si sta davanti a un famoso piatto di pasta gigantesca, una carbonara, immaginate una carbonara, una cacio e pepe gigantesca, ragazzi, voi state lì e dite: non la devo mangiare, perché? Perché se la mangiate sapete che vi fate del male, se in sostanza vi fa mettere su 2 kg solo il pensiero di mangiarla, e poi soprattutto a livello di digestione, eccetera, insomma è complicata chiaramente da digerire e tutto il resto. Però cosa succede lì? Ecco, questi tre cervelli si, diciamo, intrecciano l'uno con l'altro e cominciano a dire: il cervello istintivo dice: oh, la pasta, mangia, che insomma ci serve il cibo, se piace il sentivo. Quello emotivo pensa e dice: ma sarebbe fantastico mangiare questa pasta perché è buonissima, si ricorda il gusto. E poi c'è quello razionale che è in vacanza, perché quello razionale, ragazzi, è più lento, arriva dopo, e quello dice: no, mangiare questa pasta perché dopo c'hai le lacrime di coccodrillo, stai male, insomma, eccetera. Ok, vabbè, per farla bene a livello di comicità, però resta più impressa. Qual è il discorso nel trading, ragazzi? È esattamente lo stesso, perché siete davanti a un'operazione, ok? Immaginiamo una cosa che insomma capita spesso: il crash di un mercato. A un certo punto un mercato sta andando giù a picco, interviene il cervello istintivo. Prima il cervello istintivo dice: ok, sta scendendo, cosa faccio? Ora compro. Perché? Perché il cervello istintivo vede l'occasione, ok? Il cervello istintivo vede l'occasione, la possibilità di fare un profitto, quindi vede la possibilità di cosa, ragazzi? Di acchiappare qualcosa, di prendere qualcosa, cioè prendere un prezzo basso. Questo è il nostro istinto che immediatamente ci dà quello. Poi c'è la parte emotiva, ragazzi. La parte emotiva del cervello cosa fa? Dice: ok, interviene perché sente la scarica di adrenalina, la sente e entra nel gioco della scommessa, quindi quel discorso legato al fatto di vinco o posso prendere un profitto più ampio, quindi l'aspettativa, l'avidità, e sono tutte emozioni legate al trading, e interviene il cervello emotivo e dice: ah, compra, mentre sta scendendo, sta andando giù 20%, compra. Allora, il lato istintivo dice subito: acchiappiamo questa occasione che non ci capita più. Il cervello emotivo entra in tutte le emozioni di avidità, diciamo, di possibilità di profitto, di gioco proprio, e dice: ok, compra. Il cervello razionale è in vacanza, come sempre, il cervello razionale è in vacanza e deve intervenire dopo, perché il cervello razionale, ragazzi, se interviene a un certo punto vi dice: guarda che ha rotto le medie, ha rotto i minimi della settimana, sta andando giù, non c'è nessuna inversione di trend,
gli indicatori RSI ancora non sono neanche in ipervenduto. Tutto quello che stai vedendo sul mercato ti dice che questo trend continua a scendere, perché lo compri. Ok, questo è il ragionamento del cervello razionale. Il problema dove sta? Il problema è che il cervello razionale, ragazzi, arriva dopo. Eccolo lì. È il problema di questa teoria dei tre cervelli con le tre velocità differenti. Quindi il cervello razionale arriva dopo. Essendo che arriva dopo, questo cervello razionale, ragazzi, vi fa sbagliare, vi fa commettere il famoso trading di natura emotiva e quindi vi fa entrare in questo impulso, diciamo, creato dai due cervelli, quello primordiale e quello emotivo, che sono il 90% delle volte sbagliate. È inutile che ci stiamo lì a ragionare, sono studi a tal riguardo, ragazzi, è inutile che stiamo qui a dire è vero, non è vero, è vero, non è vero. Però cerchiamo di capire perché avviene questa cosa, perché io vi ho, diciamo, dato questa delucidazione sul perché ci sono questi tre cervelli. E potete anche immaginare, perché non facciamo anche un bel gioco? Quando voi siete davanti a un trading di natura emotiva, quando vedete un trade e state dicendo ok, adesso vado dentro, lo acchiappo, faccio... Ragionate e fatemi questo esempio. Allora, c'è il primo cervello istintivo, poi c'è quello emotivo e poi c'è il razionale. Allora, mentre state per premere il pulsantino, fatemi una promessa, ripensate a questo video. Ok, ripensate a questo video e pensate a questi tre cervelli, fatemi una risata e prima di premere il pulsante azionate il cervello razionale. Azionate il cervello razionale, andate a guardare i grafici, andate a guardare il trend, andate a guardare le medie, andate a guardare i vostri indicatori, la vostra strategia per vedere se è stata rispettata. Quel trade lì è dentro la vostra strategia? Avete fatto il trading plan? State comprando una coin perché è arrivata a un livello di prezzo che aspettavate da mesi? Ma è veramente così? Chiedetevelo, perché il vostro cervello razionale ha tutte le informazioni che vi servono, ma dovete attivarlo. Questo è il problema di fondo, quindi dobbiamo bypassare questo lato e attivarlo. E com'è? Vi ho spiegato prima, è come il discorso della cacio e pepe, della carbonara. Siamo davanti alla carbonara, invece di fare così, aspettiamo e dite ma... quasi quasi aspetto un attimo perché forse non devo mangiarlo. Ok ragazzi, allora vi ho fatto questo video un po' ironico, un po' simpatico, ma per dirvi un concetto importantissimo: come affrontare il trading emotivo, anche perché moltissimi di voi mi hanno anche mandato delle mail di come affrontare il problema del gioco nel trading, e questo sarebbe una serie molto importante da fare, molto utile anche per la community di Trading On, ragazzi, ma in generale per la community dei traders in Italia. Sarebbe fantastico fare una serie del genere, vedrò se riuscirò anche a farla, perché se viene fatta questo tipo di serie sul trading sicuramente necessita di avere una consulenza di natura medica, ragazzi, perché interviene molto a livello psicologico in questo discorso, e molto spesso è più utile affrontarla dal punto di vista psicologico questo tipo di attività che da un punto di vista di tecnica di trading. Però con questa idea che vi ho dato, questi tre cervelli che si mettono lì e parlano, mi fa anche ridere, immaginateveli un po' come volete voi, insomma, magari avete insomma i vostri Avengers preferiti, immaginateli così, insomma, ok, Hulk è quello istintivo, ragazzi, e poi c'è Capitan America, il cervello razionale, e quello emotivo sarà probabilmente Iron Man, ragazzi. Allora metteteveli tutti vicino e dite, ma ok, chi vince tra di loro? Ok, state a sentire Capitan America, purtroppo è così. Ok, ciao ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video, lasciatemi nei commenti tutto quello che pensate su queste cose e quali sono le vostre idee in generale, come affrontare le operazioni di trading impulsivo, e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!